Anche nell'aula consiliare del comune di Colleferro si è tenuta una seduta aperta del Consiglio Comunale, in contemporanea con i circa 8.100 comuni d'Italia, con un ordine del giorno culturale su la musica popolare e amatoriale dal 1861 ad oggi. L'obiettivo è stato il riconoscimento, quale gruppo di interesse comunale delle realtà musicali, bande, cori e gruppi, gruppi folk che operano nel comune rispondenti ai requisiti previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali. Cori, bande musicali, gruppi folcloristici che rendono viva, nel paese, la ricca tradizione musicale locale avranno ora un riferimento istituzionale al Ministero, in grado di garantire un valido e costante canale di dialogo. Nel prendere la parola l'assessore alla cultura, professoressa Graziana Mazzoli, ha sottolineato come proprio il presidente del Tavolo Nazionale per la Musica Popolare e Amatoriale abbia stabilito che i comuni debbano produrre delibere, in occasione delle manifestazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, atte a favorire le aggregazioni musicali, costituite con atto riconosciuto, composti da un numero rilevante di musicisti che operino sul territorio comunale, senza scopo di lucro, e promuovano una meritoria attività culturale in favore della gioventù. Nell'occasione, si è provveduto, pertanto, ad approvare idonee delibere comunali, una per ogni associazione interessata, insignite tra le quali il complesso bandistico strumentale Città di Colleferro, l'ensemble vocale e strumentale Butterfly, la corale polifonica Giovan Battista Martini, l'associazione musicale Neoscronos, Capriccio Stravagante, Ars Nova. Nel corso della seduta hanno poi preso la parola i vari rappresentanti delle realtà musicali riconosciute illustrando la loro storia, i loro progetti presenti e futuri, ponendo all'attenzione dell'amministrazione comunale le varie difficoltà e le problematiche che si debbono affrontare per garantire un'attività che, pur amatoriale, possa essere di grande valore culturale. Sono stati eseguiti, da parte di alcuni dei gruppi presenti, brevi intrattenimenti musicali a riprova della passione e della preparazione dei musicisti. Liberazione dallo straniero.